ragazzi, bentornati nel nostro canale Mint Kuka TV. In questo video vi portiamo una recensione di un prodotto nuovo che non è uscito neanche sul mercato europeo, che si chiama Deep Space. Non è un tabacco, è una melassa fatta a base di foglie di tè. Praticamente, come abbiamo fatto avere questo prodotto qua? Praticamente il produttore di questa melassa qui ci ha contattato e ci ha chiesto se possiamo fare la recensione sul nostro videoblog. Ancora non l'abbiamo provato, quindi adesso facciamo un unboxing e vi facciamo la preparazione e lo testiamo direttamente davanti a voi. Allora ragazzi, niente da dire, il prodotto è venduto in queste scatole molto semplici, il design è molto carino, anche la foto ci sta di brutto. Deep Space Unique Hookah Blend, fatto solo con foglie di tè, le migliori foglie di tè o long, comunque sia la descrizione è posta sul retro. E la particolarità di questa scatola è che sul retro vi è posto un bollino dove vi è scritto il gusto della scatola apposta. Io il gusto che ho in questo momento si chiama Elderberry Honey, sarebbe al miele. L'altro gusto è Sweet Fresh Melon Fragrant Blackberry Ripe Berries. Comunque sia, andiamo avanti con l'unboxing. Anche Mr. Fruit. Spostiamo il bollino facendo attenzione a evitare di strapparlo, molto bene. Qui lo riattacchiamo da un'altra parte. Allora, questa qui è la melassa. Sembra, assomiglia tantissimo a Tangers o a Darkseid. Probabilmente ha bisogno di essere massaggiata, forse come gli altri tabacchi venduti in questo modo. E niente ragazzi, mettendo un attimo da parte questa la melassa, e all'interno vi è una grafica molto carina con il col sistema solare, viene scritto anche tutto, ovviamente ci sono tutte le scritte che pubblicizzano il prodotto. Sul retro vi è il codice QR che, se viene scannerizzato, vi riporta teoricamente al sito. Allora, sì. Esatto, c'è anche il tag per Instagram, si chiama Deep Space Hookah. E niente ragazzi, adesso lo testiamo, facciamo due braccieri e vi diamo le nostre impressioni su questo prodotto. Allora, io ho Mr. Fruit, praticamente gusto di pesca, passion fruit e ananas. Invece ho un gusto molto, sembra blueberry, sembra il classico mirtillo. Prova. Sembra un classico mirtillo. Questo invece è un mix di frutta molto buono. A me invece piace di più questo. Allora ce lo scambiamo. Ok. Questo qui è un mix di frutta tropicale, si sente molto bene l'ananas, la papaya e la maracuja. Non sembra male. Sembra una marmellata. Sembra marmellata, sì. Una volta facevo il catering, non mi ricordo quale città praticamente, e ho portato 20 narghilè con me e poi le melasse. Poi abbiamo finito la nostra serata e tutto quanto. Arrivo alla mattina per ritirare le mie cose, no? Vedo la signora che stava pulendo il bar. E mi fa: scusa, guarda, visto che non c'eri, volevo molto assaggiare questa marmellata qui, che è molto buonissima. più che altro quella dell'ananas. Dico: signora, ma questo è il tabacco. Questo lasci stare. Sì, che pensi? Ospedale e gastroscopia istantanea. Teoricamente questa melassa è stata prodotta per essere il più salutare possibile. Appunto, è stata eliminata sia la nicotina che il tabacco stesso, quindi rappresenta una grossa innovazione per questo mondo. Quindi speriamo che il test sia ottimale. Allora, sul sito del produttore abbiamo visto circa 14 gusti, se non mi sbaglio. Esattamente, sì. Cactus, Popcorn, Russian Lemon, poi la menta. Dicono che assomiglia molto alla menta di Tanger, che si chiama K-Mint. Prima di testare questa nuova melassa, questo nuovo gusto, perché non lo chiamiamo tabacco, non possiamo chiamarlo tabacco. No, perché non c'è nemmeno folli di tabacco. Prima di testare questa melassa abbiamo dato un'occhiata al sito del produttore
praticamente hanno spiegato che questo tecnicamente è una melassa che dovrebbe, che resiste molto, che tiene molto molto bene il calore. Di conseguenza sul Callout possiamo mettere anche 4 carboni e non abbiamo, non ha paura di niente. Secondo me sarebbe ideale. L'ottimo, sì. Poi tra l'altro un'altra cosa che c'era scritto anche sul loro sito è il fatto che quando il calore inizia a venire meno, spesso e volentieri quando non fa più fumo, se si riempie nuovamente il calaudo di nuovi carboni, il gusto riacquista tutta la freschezza originale, cioè il gusto continua ad andare avanti all'infinito. Di conseguenza adesso niente, lo proviamo. Allora ragazzi, sono passati circa 10 minuti. Circa 10 minuti, siamo tornati, adesso non rimane altro che provarlo. Allora, per scoprire, per sapere se il vostro narghile è pronto o no, cosa bisogna fare? Bisogna soffiare dentro il tubo e vedere se esce il fumo dal braciere, vuol dire che il narghile è completamente pronto. Prima svappata è andato come... Fa il fumo come un vape. Cosa si può dire? Allora, a me sinceramente piace molto. Il tiro è molto, è estremamente morbido, perché appunto è fatto con le foglie di tè, quindi non c'è la nicotina, quindi proprio... Questa ragazzi è la sigaretta elettronica senza liquido. Sì, alla fine sì. È spettacolare. Come il gusto molto molto saporito, cioè veramente. Cosa hai caricato? Io ho caricato il Mr. Fruit e te. No, il blueberry, io ho preso il Mr. No, io ho preso il blueberry e te hai preso il Mr. Fruit. Cioè sinceramente sembra di mangiarsi una macedonia, è buonissimo. Quindi Rom, cosa ne pensi? Dammi una tua impressione. Allora, io direi che la melassa è molto molto buona, anche se senza nicotina, perché quella melassa senza nicotina che ho provato dalla tabaccheria, non voglio fare pubblicità, neanche di pubblicità, insomma, comunque quelle cazzate che si vendono in tabaccheria, non fa un sapore del genere. Non fa neanche un fumo del genere. Non fa neanche il fumo, anzi, la melassa si brucia entro 10 minuti se carichi 3 carboni, dopo mezz'ora non sa più di niente, quindi... Questo qui. Io mi sentirei di consigliarlo a chiunque, è veramente. Cioè a me piace da morire. A me sinceramente non è quello che mi piace proprio, che direi wow, top, questo qui è il mio preferito. Perché mi piace tabacco con nicotina, quindi mi piace più dark side, più wet fucker, più dance, eccetera, eccetera. Però secondo me se questo qui, anche se senza nicotina, mischiate con. Tabacco ad ale oppure sì, con il pack, sì, esatto. Con questo qui verrà il top del top. Ragazzi, secondo me questa melassa è estremamente innovativa, è una cosa nuovissima. Abbiamo avuto l'onore di poterla testare in primis qui in Italia. In Europa. Possiamo poter dire che nessuno in Europa fino adesso l'ha testata, perché per ora è un marchio totalmente russo. Totalmente nuovo, ne ha meno di un anno insomma. È uscita negli ultimi mesi del 2018, quindi è proprio fresca fresca di fabbrica. Secondo me questa è un'azienda che è molto nuova, ma nei prossimi anni prenderà un sacco piede, perché è innovativa e spettacolare. Io la consiglio a chiunque. Lo consiglio anche io da fare qualche test. Ragazzi, detto questo, vi invitiamo a lasciare un mi piace. Fate i vostri test. Provate, fate preparazioni su qualsiasi braciere, scrivete dei commenti, scrivete quello che vi manca da capire, esatto. Da fare insomma. Fateci sapere, vogliamo creare un bel gruppo, vogliamo sapere cosa ne pensate, lasciateci assolutamente un feedback perché vogliamo aiutarvi nelle vostre fumate. Vi ringraziamo ancora ragazzi, ci vediamo a un prossimo video, recensione o tutorial che sia, noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.